Ragazzi, allora, in questo nuovo video vi farò vedere tutte le mie cover per l'iPhone. Io ho l'iPhone 5, però prima di tutto mi vorrei davvero scusare per l'obbrobrio dell'ultimo video, che cioè, la qualità fa schifo. Io vi invito ad andare sul mio Instagram, di cui trovate il nickname qui sotto, perché il trucco a me piaceva un sacco, sinceramente, però so che non rendeva. Perché le luci fanno veramente pena, la videocamera che utilizzo non è professional, perché comunque sono ancora agli inizi, però vi assicuro che adesso comprerò delle luci decenti. Poi, all'altro, tutte le volte che io devo girare un trucco e perciò mi serve una luce decente, a Roma il tempo fa schifo. Molto bene, molto bene. Scusate. E iniziamo subito perché ce n'ho un bel po' di cover. Ho deciso di girarvi questo qui di video perché io mi diverto un sacco a vedere tutte le cover carine delle altre ragazze e spero possa piacere anche a voi. Io tengo le mie cover tutte in questa bustina della La Durée, che è la marca di Macaron. E niente, iniziamo subito. Ne ho un bel po', davvero un bel po'. Inizio facendovi vedere questa qui, che mi è stata regalata dalla mia migliore amica, ed è un panda. È bellissimo, cioè io l'adoro questa cover qui. L'ho rovinata perché gli morsicchio le orecchie e anche i piedini qui, e perciò è tutta rovinata, però c'è stato un periodo che l'ho usata tantissimo. L'unico contro che ha questa cover è che è un po' scomoda perché, guardate, è enorme, è doppissima. Davvero grossa e perciò girare con sto coso diventa un po' scomodo, però ne vale la pena perché è bellissima. Non so dove è stata acquistata questa qui perché è un regalo, penso a un negozio a Viale Libia comunque, se siete di Roma. Poi ho due pinguini di questi così. Uno è un po' più spesso, questo azzurrino, mentre questo qui è un po' più molliccio. Sono fatte così. E la differenza tra questi due, oltre il colore, vabbè, è che uno c'ha la sciarpetta che sembra una lingua, infatti non. Boh. Vabbè, e comunque queste sono carinissime. Mi piacciono un sacco a me queste cover con gli animaletti tutte di gomma. Poi, dato che ci sto, vi faccio vedere tutte quelle con gli animaletti di gomma che ho. Questa è la mia preferita in assoluto. È questa paperella qui. Troppo bella, anche questa mi è stata regalata dalla mia migliore amica. Queste due le ho prese dai cinesi. Questa penso sia stata comprata nello stesso negozio di quella con il panda. E è troppo bella, questa è morbidissima. Però proteggono un sacco il telefono. Sono facili ovviamente da mettere e da togliere, perciò io mi trovo un sacco bene con queste così. E niente, troppo carina. Poi vi faccio vedere questa, che è la copia del Rabbito presa dal cinese. Questa è stata la mia prima cover in assoluto per l'iPhone 5. Anche qui le orecchie sono tutte smangiucchiate, lo so, faccio pena. Mi dispiace. Comunque, questa è un sacco bella, scomoda perché queste orecchie qua non è il massimo. Però mi piace. Cover che non è scomoda di più, ma è veramente carinissima, è questa borsetta. A parte, guardate che carina, qui ha un fiocchettino, altri tre fiocchettini qui e si apre da qui dietro. È proprio una pochette, magari la metto dritta, qui va il telefono e si richiude e si incastra, perciò questa vi protegge a 365 gradi il telefono. Cioè, a parte la fotocamera qui, non c'è un buco. Ah, vabbè, questo qua sotto per il caricatore. Ma è davvero ottima se dovete tenere magari il cellulare in borsa con le chiavi. Oppure se volete uscire semplicemente con questa, la mettete, dato che è anche il manico, la mettete così, uscite. Ci potete infilare dentro anche, non lo so, i soldi, la tessera dell'autobus. Secondo me, ecco, cioè, da quel punto di vista è comoda. Da un punto di vista pratico, anche mandare un SMS con questo coso è un problema. Questa mi è stata regalata da un'amica di mia sorella. Non mi ricordo purtroppo chi.
Però comunque, chiunque tu sia, grazie, perché sapeva che avevo l'iPhone 5. Poi adesso ci sono quelle rigide. Adesso ci sono quelle rigide, anche di queste ne ho un po'. Vi faccio vedere. Quelle con i baffi, ne ho due. Una mi è stata regalata da mia sorella, che è questa nera. Con scritto I love i baffetti. E questa sempre uguale, però un po' più cioè con il disegnino più piccolo e bianco. Mi è stata regalata da una mia amica Valeria. Ciao, Nig. E niente, sono carinissime. Queste le ho usate fino alla morte. Infatti, questa qui non so se si riesce a vedere. Sì, è crepata. Però l'ho usata tantissimo. Poi il mio telefono cade ogni 8 secondi. Infatti, io non so perché è ancora vivo, ma mi cade ogni 8 secondi. Poi vi faccio vedere questa che mi è stata regalata da un'altra mia amica. Eleonora, ciao Ele, che beata lei, sta in America a fare un anno studio lì. Ed è questa qui, non so se riuscite a vederla, magari sopra la mia maglietta. Tecniche innovative per farvi vedere le cover. Comunque ha una palma con tutte delle farfalle stupende. È davvero molto carina. Peccato che il mio telefono, stranamente, essendo nero, non fa vedere molto bene il disegno. Però è strano, non so, vabbè, comunque è molto molto carina. E questa è di una plastica morbida ma non troppo, cioè non è di gomma proprio come quelle altre, è una plastica di media durezza. Poi vi faccio vedere questa che è carinissima. Questa me l'ha regalata sempre mia sorella. E niente, è di un blu stupendo, il blu Hollister lo chiamo io perché Hollister ha delle magliette di un colore stupendo che è questo qui, che in camera viene un po' sfalsato, però è veramente bello, un blu elettrico intensissimo e c'è questo bandino molto carina. Poi siamo giunti quasi al termine, la più significativa ve la lascio per ultima, e c'è questa. Questa qui è tutta zebrata, piena di strass. La mia migliore amica non la sopporta perché dice che è una tamarrata assurda. Però mi piace un sacco. Evviva le cose pacchiane! Evviva, evviva! A me fa impazzire. Fa tutta di strass. Alcuni sono persi, ma non perché si siano suicidati, perché io vado lì e ce li tolgo perché non lo so. Però mi diverto così, mi diverto un poco. Poi faccio vedere questo, che è un simil bumper. Se magari si mettesse un po' a fuoco. È un simil bumper azzurro, questa è stupenda, a me fa impazzire. Con le orecchie da coniglietto qui al lato di un fiocchetto bianco. È troppo bella, mi fa impazzire. Bella, bella, bella. E questa, non so se l'ho già detto, mi è stata regalata da mia sorella sempre. Penso che tutte queste cover vengano, quelle che non sono del negozio del cinese, sono di un negozietto a Viale Libia. E ultima, questa l'ho presa io a Barcellona, in un negozio che vendeva solamente cover, era enorme, penso fosse grande come tutta casa mia, completamente ricoperto di cover per tutti i tipi di telefono del mondo. E c'era questa, troppo bella, con tutti i trucchi sopra. Di farvela vedere un po' meglio, è bellissima. C'ha il rossetto, lo smalto, gli ombretti, il lip gloss, la matita. Qua che c'è scritto? Gift Girls. Cose a caso, ma è molto bella. Veramente carina. Questa mi fa impazzire. E niente, ragazzi, io ho parlato pure troppo. Per essere un video di cover, è durato abbastanza. Vi mando un grosso bacio. Ci vediamo al prossimo video.